Ciao, eccomi qua per fare un video veloce perché per chi ha sentito il video che ho fatto prima, sempre se lo pubblicherò prima di questo, oggi non sto niente bene, cioè peggio degli altri giorni, ho la febbre alta e quindi non sapendo cosa fare, non ho voglia di stare nel letto e quindi mi metto a girare un po' di video. Sembra una morta che cammina e anche che parla, però portate pazienza. E volevo farvi vedere le mie agende che ovviamente non uso perché mi dispiace usarle, io sono scema così, probabilmente poi le prendo e le tengo tipo per collezione. Allora, ultimamente mi sono presa quattro agende e ovviamente chi si userebbe quattro agende nello stesso anno? Sono una matta, io che ovviamente non le uso. Questa è una Midori originale. E dico originale perché io ne ho fatta anche io una, è praticamente molto diversa da questa e quindi non so, però mi piaceva anche questa, non che mi piaccia questo soggetto assolutamente, però c'era questo, c'era mi sembra Audrey Hepburn e il piccolo principe e tra le altre cose ho detto vabbè prendo questa e mi piaceva più che altro come la Midori, come è strutturata la Midori che secondo me è molto carina. Adesso qua ci saranno le cose che mi sono stampata io per mettere da altre agende. Allora, qua come vedete ci sono dei porta tesserine, qualsiasi cosa, biglietti da visita e qua sono fogli bianchi, carta grezza, credo che sia perché è anche abbastanza ruvida. Allora, appunto, qua sono fatti così. Qua sono a righe. E qua, vabbè, questa è fatta con una gomma particolare, oltretutto rifinita mica tanto bene nonostante il prezzo, perché come vedete si sfilaccia e non è che si possa fare molto, che fuori hanno messo una specie di stoffa e dentro è quella cosa che fanno il retro dei mousepad e anche, oddio, io ho anche quello della macchina, insomma, dove appoggi i piedi. Sembra quella gomma lì, quella cosa poco simpatica. Vabbè, le Midori appunto hanno la particolarità di essere tenute assieme da elastici e quindi poi sono tutti quadernini intercambiabili che uno si può fare da solo. E poi ci sono vari accessori, appunto come portatesserini oppure questa taschina qua. E mettiamo via la Midori. Poi io che sono appassionata delle Gorgeous, ovviamente ho preso questo. Questo l'ho preso direttamente dal sito perché non li trovavo in commercio, in cartolibreria. E questa l'ho già fatta vedere. C'ho i fogli in giro e l'ho già fatta vedere nella multicollaborazione come acquisto del mese. Molto carina, è un'agenda proprio vera e propria con i vari planner mensili, settimanali, eccetera, eccetera, che ovviamente io non uso, che uso poi i quadernini, poi vabbè qua c'è fogli normali da scrivere. Che qua poi vabbè qui si legge Friends, quindi probabilmente sarà da scrivere appunto i nomi, ma a me piacciono più che altro loro, io ho le loro immagini, poi anche qui c'è la solita taschina. Poi qua varie taschine, così è un tessuto molto carino, fuori in finta pelle e si chiude con l'elastico che non è fermato da niente, quindi se ne va in giro tranquillamente e non è una cosa carina. Invece questa l'ho trovata in cartolibreria qua vicino a casa mia, mi sembra che la cartolibreria si chiami Cart e non so se esiste in tutta Italia o se solo qua a Torino. Questa, meno male, rimane attaccata ed è una cosa un po' particolare, non è proprio un'agenda, cioè è un'agenda ma non come l'altra. Qua, oddio, cosa c'è? La mia cucciola! La mia cucciola quando era piccina piccina, qui forse aveva 4 anni, quando si comportava ancora un po' da femminuccia carina, adesso è un maschiaccio. Vabbè, bei tempi passati. E appunto sono tasche dove ci si può mettere le cose, poi
qua sono le classiche qui righe immacolate, ovviamente, perché a parte ci piazzo qualche foto in giro, ma qui io dalla fotocamera non riesco a leggere niente oggi perché insomma un mal di testa atroce con la febbre, e quindi ci vedo già meno del solito. Qui a quadretti sono le immagini che sono troppo tenere. Questo pare che sia per le idee, ovviamente anche la pagina dietro decorata, e qui le idee ovviamente si scrivono su fogli senza righe, senza quadretti, quindi per chi come me va storto le idee se le tiene in testa e basta. Oh, un'altra foto. La mia mamma e la mia cucciola un po' di anni fa. Ok, vabbè, via, angolo tristezza. Niente, questa era l'altra della Gorgeous. La mettiamo lì. E poi c'è l'ultima che viene chiamata Moleskine, mi sembra. Una specie di... sì, Moleskine. Se mette a fuoco magari non ce la può fare. Sa che sta peggio di me. Dai che ce la puoi fare. Non ce la fa, va bene. Sulla fiducia c'è scritto Moleskine. Comunque non me frega, io non l'ho presa per quello, anche perché io se riesco le cose di marca, griffate, roba del genere, le evito, però poi c'è proprio la cosa che mi piace, tipo le Gorgeous o questa cosa qui, e l'ho dovuta prendere. Perché? Perché c'è Smog e c'è sull'Hobbit, che io adoro l'Hobbit, la trilogia del Signore degli Anelli, tutto ciò che ha fatto Tolkien, che secondo me è un grande uomo. A lui e Miyazaki bisognerebbe fargli una statua. Qui ci sono varie illustrazioni appunto dello Hobbit, ma poi è un'agenda nonostante tutto. Ci sono le cartine che si trovano nel libro dello Hobbit, e le illustrazioni sono proprio carine. Poi ci sono varie frasi, non riesco neanche a girare le pagine. Cartine. Là c'è la desolazione di Smog, quindi la montagna solitaria, eccetera eccetera, per chi conosce il film e conosce il libro, ovviamente, soprattutto il libro, sa di cosa parlo. Eccola qua, la montagna dei nani. E prima o poi arriverà anche l'agenda, cioè l'agenda più che altro è un quaderno che ovviamente non userò. Carino da tenere così. Ecco qua. Poi iniziano le righe, aiuto. E tutto anche bello spesso, ce ne sono tantissime pagine, e c'è il cordino, cosa carina, e quindi dà l'impressione che sia un'agenda, ma è un quaderno. E poi finisce così. Ed è carino. No, qui c'è ancora qualcosa, bugia. C'è una tasca. Ah, c'è pure le istruzioni? Va bene. Perché? Cultura, immaginazione, memoria, viaggio. Ok. Ops, cadono cose. Cioè, io proprio ho preso il quaderno, neanche l'ho visto che c'era. Sì, in tutte le lingue, fa piacere. Ok, cadono pezzi. Un po' mi salta fuori l'Hobbit direttamente. Ok, questo è tutto. Queste sono le mie agende per quest'anno che non userò, che però trovo carina da tenere, è sempre un ricordo. E vi saluto e grazie per la pazienza che avete sempre nel guardare i miei video e commentarli. Vi mando un bacio a tutti e grazie, ciao ciao.